Salve! Qui ancora una volta il vostro Santenchan vi saluta e vi dice delle cose buone, nuove, delle cose nuove, buone, buone non so a che o perché, vabbè, mi è venuto, delle buone novelle, non so, la morale è sempre quella, fa merenda con Cirella. Come vedete mi trovo outside, a fare un report outside, perché questa mattina sono uscito a fare la spesa, mi sono svegliato presto e sono uscito a fare la spesa. E nulla di nuovo nella vita di nessuno, vabbè, mi potrete chiedere e chi se ne frega, mi trovo fuori casa e mi filmo. Saluto a Trevisan, mi sembra, che mi scordo sempre i nomi io. Vi ho mandato un video e vi saluto a tutti voi. Speriamo che non mi solino il cellulare per la strada, perché è molto comune. E niente, io mi domandavo, ma chi fa politica in Italia? Perché né a Monti, né a Letta, né a Renzi lo hanno votato. Io credevo che i governi di transizione, i governi tecnici, venissero fra una crisi e l'altra, come era in uso in Italia fino a poco. Ma adesso si è scoperto che dopo il primo governo tecnico, quello Monti, è venuto un governo politico che non ha risolto nulla, se n'è andato dopo un anno. Ma adesso, che non l'hanno eletto neanche a Renzi, rimane fino, cioè rimane come se fosse stato votato, 4 anni. Ma non è giusto, il governo tecnico dovrebbe essere un governo di 2 anni, 1 anno, di transizione, non di governo stabile. Vabbè, ma io queste cose non le capisco. Si vede che sono loro intelligenti e io sono scemo. Ma se non l'hanno legittimato col voto, come può durare 4 anni? Beh, poi un'altra cosa, farò dei commentari ai libri, come ho detto nell'ultimo video. Spero di poter mantenere la promessa. E niente, io non riesco a comprendere la politica italiana. Voi me la potrete spiegare con dei commentari? Speriamo che non siano dei commentari troppo sceni, per quello io li filtro. Soprattutto della politica italiana, chissà che cazzate vi verrebbe voglia di dire. Vabbè, comunque vi ringrazio a tutti voi che mi seguite. Grazie dell'appoggio, adesso ritorno dentro il mercato perché la parte più difficile è fare cassa, fare la fila alla cassa, 1 ora. Vabbè, allora saluto a tutti quelli che mi seguono, saluti a tutti gli iscritti, vi chiedo scusa di non potermi iscrivere a tutti i vostri canali, ma io mi sono dissociato da molti canali che non mi seguivano, che erano 2000, e adesso che ho 700 iscrizioni non mi riesco a iscrivere ai canali dei miei iscritti, non so perché, io mi iscrivo e mi disiscrivono, c'ho dei problemi di iscrizione, quindi vi chiedo scusa se non mi iscrivo al vostro canale, ma che io provo a iscrivermi al canale di tutti i miei iscritti e non entra l'iscrizione a volte. Ciao, un saluto dal vostro Santenchan e guardate la barzelletta che ho messo in Google Plus nel mio profilo Santenchan. Ciao. In internet ho visto molti filmati parlando di un complotto internazionale dell'oligarchia per dominare le masse e si parla di infrasuoni, ultrasuoni e queste cose qua. Io invece penso che per dominare il comportamento e il cervello della gente bastano le discoteche, l'alcol, le droghe, perché nessuno controlla la diversione notturna e tutto l'alcol e le droghe che i giovani prendono e le pasticche, e che c'è uno squilibrio, uno sbandamento generale nella gioventù. Io credo che l'elite mondiale controlli i giovani attraverso le droghe e l'alcol nelle discoteche e il disfreno. Ciao!